Buonasera a tutti. In questo video volevo smentire quello che mi è stato scritto da alcuni, ovvero Gesù non è Dio. E dirlo è come mentire, come proferire una menzogna e seguire le orme di Satana, perché noi sappiamo che il Corano è il libro che conferma la verità. Quindi sura 3, versetti 3-4, sura 5, versetto 48. Nella Bibbia non viene mai detto che Gesù è Dio. Abbiamo visto che in Deuteronomio 18 che cosa dice Mosè? Quindi andiamo a prendere la Bibbia perché giustamente non viene creduto. Quindi andiamo a prendere ciò che dice la Bibbia in Deuteronomio 18. È una profezia di Mosè che si è realizzata con la venuta del Messia. E il Corano successivamente conferma la Bibbia. Cosa dice Mosè? Dice: dal tuo proprio mezzo, dai tuoi fratelli, il Signore tuo Dio susciterà per te un profeta come me. Lui dovrete ascoltare. Questa è una profezia di Mosè dalla Bibbia. Ora, nella Bibbia è scritto che Gesù è il profeta di cui aveva predetto Mosè ed è chiamato profeta anche nel Nuovo Testamento, quando dice un profeta non è ben accetto in patria, eccetera. Ma diciamo la menzogna che Gesù è Dio non viene mai detta, perché viene detto anche dall'Apostolo Paolo. Quindi Gesù è il più grande profeta sulla terra e primo angelo in cielo. Se io dico primo angelo in cielo, quindi l'arcangelo Michele, identificato con l'arcangelo Michele in Daniele 12:1, in una profezia messianica dell'Antico Testamento, perché io qua voglio parlarvi della Bibbia, di ciò che dice veramente la Bibbia su Gesù. E per volontà di Dio è divenuto uomo, profeta e messia su questa terra, come dice nel Corano, quando Dio decide una cosa, dice sì ed essa è. Perché il primo angelo, uno dei primi principi, definito in Daniele 10:13, quindi spirito di Dio, come l'arcangelo Gabriele. Il Corano chiama sia Gesù che l'arcangelo Gabriele spirito di Dio, forse perché Gesù era l'arcangelo Michele diventato uomo. Infatti dice 12:1: durante quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che sta a favore dei figli del tuo popolo. Questa è una profezia messianica che riguarda il Messia ed è proprio Gesù. E che Gesù sia il primo angelo e quindi non è Dio, la grande menzogna, è provato anche nel libro dell'Esodo. Prendiamo il libro dell'Esodo al capitolo 20. Che cosa dice? Quando Dio manda l'angelo a guidare gli israeliti fuori dall'Egitto e quindi manda un angelo che li avrebbe guidati. E poi leggiamo Esodo 23:20. Ecco, mando un angelo davanti a te per custodirti lungo il cammino e per introdurti nel luogo che ho preparato. Guardati a causa di lui, ubbidisci alla sua voce. Questo angelo del Signore era proprio Gesù Cristo. Se noi andiamo a guardare Giosuè, quindi qua vi faccio vedere chi è veramente Gesù Cristo, e molti scrittori protestanti concordano su questo, ma i falsi cristiani dicono che Dio è bestemmiano, perché è una bestemmia. Gesù è il primogenito della creazione, il principio della creazione di Dio, ma non è Dio. Se noi andiamo a prendere Giosuè, che cosa dice? Nel libro di Giosuè, Giosuè davanti alle mura di Gerico incontra un uomo. E quest'uomo chi è? Quest'uomo è il principe degli eserciti di Dio, quindi è l'arcangelo Michele che si sarebbe incarnato diventando Gesù Cristo. Ora, il fatto che sia Dio viene smentito anche dal Vangelo di Giovanni, quando i cosiddetti falsi cristiani, dopo il concilio di Costantinopoli, nella Vulgata, che è una Bibbia modificata ad arte, cambiò alcuni versetti. Infatti dice: in principio era la parola era con Dio, e loro dicono la parola era Dio. Ma nella Bibbia, la vera Bibbia, si dice la parola era un Dio, quindi non è Dio stesso. Anche Mosè viene chiamato Dio, abbiamo visto, ma perché rappresentava Dio. Qua sta dicendo che Gesù era il principio della creazione di Dio. Dice questo l'Apostolo Giovanni in Apocalisse 3:14. Infine, che cosa dice Paolo? Che molti musulmani non conoscono e pensano che dica che Gesù è Dio. Chiama Gesù, poiché è identificato giustamente con l'angelo dell'Esodo,
Quindi è l'arcangelo Michele, questo si può dire veramente. Per questo viene chiamato figlio di Dio, perché gli angeli nella Bibbia in Giobbe 1:6 erano chiamati figli di Dio. Quindi cosa dice in Galati? Prendiamo Galati 4:14, perché i falsi cristiani continuano a dire che Dio, ma giacciono nella menzogna, quindi nella via di Satana. Galati 4:14, dalla Bibbia, questa è la Bibbia. Bibbia, traduzione del Nuovo Mondo delle Sacre Scritture. E quella che fu per voi una prova nella mia carne, non la trattasse con disprezzo, ne sputasse con disgusto, ma mi ricevesse come un angelo di Dio, come Cristo Gesù. Paolo sta dicendo che Gesù è l'angelo del Signore, lo stesso angelo dell'Esodo, l'arcangelo Michele, che sarebbe divenuto il più grande profeta, messia sulla terra e che deve ritornare per governare il mondo alla fine dei tempi. Questa è la verità biblica, questa è la verità confermata dal Corano. Leggendo il Corano mi sono chiarite le idee e qua lo dice. È quel versetto famoso in Giovanni 8:58, quando i miscredenti che giacciono nello shirk, miscredenze, identificano Gesù con Dio, quando Gesù risponde nel Vangelo di Giovanni, cosa dice Gesù ai farisei? Quando dice, i giudei gli dissero, non è ancora 50 anni hai visto Abramo? Gesù disse, verissimamente vi dico, prima che Abramo venisse all'esistenza io ero. Non dice io sono, non si identifica con Yahweh, ma dice io ero, perché è vero che esiste dal principio della creazione, fu creato da Dio prima che fossero creati i cieli e la terra, e attraverso lui Dio ha creato il resto, ma lui non è Dio, è il principio della creazione di Dio, il primo angelo, divenuto messia e profeta su questa terra. Quindi convertitevi, inchinatevi e rinnegate le false dottrine. Con questo è tutto, vi saluto.